Così. Una grande festa per Borgo Pace, piena di sinergia con tanti giovani in questo nuovo direttivo della Proloco, la sinergia con l'associazione della patata rossa e con un'annata che per le patate rosse è d'oro. Quindi veramente la stiamo gustando in tutti i modi, la gente è felice, contenta e quindi speriamo in tante edizioni come questa del 2024. Allora, la patata va anche esaminata. Esatto, al dettaglio. Quindi qui abbiamo un microscopio che ci permette di vedere gli ambiti della patata, che sono la parte che poi mangiamo, no? La parte più importante, il nutriente di questo tubero. E quindi si riescono a vedere tutti. Al microscopio è ricca di amidi, come tutti diciamo le patate, quindi sono sicuramente molto ricche di energia e sono per questo importanti, no? Insomma, fa bene. Sì, fa bene, l'energia fa sempre bene. Si per mangiarla proprio. Sì, con moderazione, come tutte le cose zuccherine, ma va mangiata, certo. No, il prodotto sicuramente è eccellente, ecco, e ne siamo contenti. La rossa è adatta, diciamo, più per fare gli gnocchi, per fare fritta, perché c'è una consistenza molto, molto più compatta della patata bianca. La patata bianca, magari, se uno volesse fare in purè, è consigliabile, insomma, quella bianca, però sono eccellenti tutte e due. A questi giorni sono andati benissimo, la nuova Proloco sta lavorando alla grande, siamo stati sommersi di gente. Questo nuovo direttivo è composto da giovani, tantissimi come potete vedere, e persone che c'erano già da prima e quindi c'è continuità sul lavoro. Stiamo lavorando alla grande, la gente è contenta, penso che sia contenta dalla risposta che abbiamo visto, perché questi giorni abbiamo lavorato tantissimo. Speriamo di riuscire a soddisfare tutti, ce la stiamo mettendo tutta, anche se è dura. Sta andando molto bene, siamo un gruppo di giovani, siamo tutti uniti e proviamo ad andare avanti tutti uniti, tutti insieme, per fare una bella festa per il nostro paese. Tanta gente abbiamo visto, siamo contenti, tutti ci ringraziano per quello che hanno mangiato, per la buona musica e per il posto bellissimo. Thank you.